Torna il tradizionale appuntamento col mercato europeo Prato, organizzato da ANVA e Confesercenti, giunto alla sua 12ª edizione. Da oggi fino a domenica sono aperti per l'intera giornata gli stand allestiti in Piazza Duomo, via Magnolfi e Largo Carducci. Moltissime anche quest'anno le specialità agroalimentari che inonderanno la piazza di colori e sapori, proprio come nelle scorse edizioni, molto partecipate dai pratesi. Torna secondo noi con grande soddisfazione, sia diciamo, per noi che lo organizziamo, sia per gli stand e pertanto gli espositori che sono presenti in questa zona e torna soprattutto, credo, con grande soddisfazione e con grande piacere dei nostri concittadini perché effettivamente questo è un appuntamento a cui sembra non vogliano perdere. Abbiamo i nostri prodotti di cui siamo tanto fieri e che promuoviamo su tutti i mercati con tante iniziative come per esempio IT Prato, che avrà quest'anno anche una versione invernale. Però abbiamo anche la possibilità di far assaggiare o far godere le persone su altre questioni e non tutte le città d'Italia ce l'hanno. Il mercato europeo vede la presenza di una sessantina di stand provenienti da vari paesi, tra cui Germania, Francia, Finlandia, Polonia, Austria, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Olanda e Grecia, ciascuno con le proprie specialità. Lo strudel lo serviamo caldo perché sappiamo che il cliente italiano vuole mangiare piuttosto tutto caldo, tiepido e così si fa anche il strudel caldo. Su in Alto Adige avete usanza diversa? Usanza diversa, non caldo, piuttosto si mangia così perché si sentono più gusti senza il caldo delle mele e gli aromi. Birra artigianale bavarese. Sì, abbiamo chiara, chiara doppio malto, scura, più buona, birra del mondo. Questo è l'Oktoberfest a Prato. Stinco e Wurst, questo sono il nostro. Quanto deve cuocere uno stinco di maiale sulle brace? Dipende quanto fuoco le fai, da 20, 20 minuti, 25. E cosa le piace della cucina greca? Nella cucina greca mi piace perché ti ho detto tradizionale si chiama souvlaki, che loro lo fanno questo stecchino con le patate, con un tipo di salsa e principale per me è la fetta greca che loro ce l'hanno nella maniera eccellente. Cosa avete scelto? Pretzel. Siete andati a botta sicura oppure avete... Parenti in Germania, quindi conosciamo il prodotto. Come li realizzate con questa forma? A mano, tutto è fatto a mano. Se gira, lungo e poi se gira un'altra volta è pronto. In un attimo. E poi se mette in forno, se cuoce. Velocissimo. Grazie. Il mercato europeo vede anche la presenza di alcuni stand regionali, come quello siciliano, e banchi dai sapori internazionali, come la cucina messicana. Che cos'è il burrito? Allora, il burrito sarebbe la tortilla ripiena di carne, formaggio, riso, fagioli, mais, c'è una bella strisciata di piccante che poi ci sta benissimo.